Carissimi amici del canale YouTube, dentro la notizia, ieri Putin ha tenuto un discorso molto insolito, direi assolutamente aggressivo, molto poco diplomatico e certamente non siamo abituati a sentire Putin minacciare esplicitamente qualcuno. Eppure, ieri è successo. Questo è significativo di quanto ci stiamo avvicinando ad uno scontro tra due blocchi, per certi versi già in corso. Da una parte i globalisti del nuovo ordine mondiale, che hanno la loro potenza di fuoco nel deep state americano, dall'altra gli stati-nazione che non vogliono rinunciare alla loro sovranità. In questo canale cerchiamo di informare anche riguardo a fatti internazionali che possono avere pesanti ripercussioni, positive o negative, sul mondo intero e quindi anche su noi italiani. La nostra posizione politicamente neutrale e a favore dei diritti umani dei popoli ci permette di smascherare le losche trame dell'élite ai nostri danni, da qualunque parte vi siano. Pur essendo consapevoli che nessun governante è immacolato, il pericolo certamente più grande per i popoli viene dal progetto delle diaboliche élite che vorrebbero, attraverso un nuovo ordine mondiale, ridurci in miseria e schiavitù, prendendo di mira addirittura la nostra mente, volendo dominare i nostri pensieri. Cosa c'entra questa premessa con il discorso di Putin di ieri? Beh, è sotto gli occhi di tutti lo scontro in atto tra i globalisti del nuovo ordine mondiale, che hanno il loro braccio armato nel deep state americano, e la Russia di Putin, che vuole difendere la propria sovranità. Per inciso, coloro che si oppongono al nuovo ordine mondiale governano miliardi di persone. E possiamo contraddistinguerli dal fatto che sono oggetto di subdoli attacchi della Cabala in quanto si oppongono alla narrativa mainstream sul Covid. Tra questi vi sono, oltre Putin, Bolsonaro per il Brasile, Modi per l'India, Trump, Lukashenko della Bielorussia ed altri che hanno posizioni più o meno ferme contro il grande reset pandemico. Premesso questo, non sono l'unico ad aver notato questo cambiamento insolito nel discorso di Putin. Toni minacciosi che non sono assolutamente da trascurare. Vi leggo ora parte di questo articolo. Dopo la recente rinnovata crisi ucraina, che si è placata solo dopo che alla fine del mese scorso la Russia ha ordinato alle sue decine di migliaia di forze aggiuntive accumulate in Crimea e vicino al Donbass di tornare alle loro basi d'origine, Vladimir Putin ha tenuto un raro discorso bellicoso a una riunione di alti funzionari russi in cui ha avvertito l'Occidente e nemici stranieri che Mosca gli avrebbe fatto saltare i denti se avessero tentato di staccare pezzi dell'enorme territorio della Russia. In tutti i tempi è successa la stessa cosa. Una volta che la Russia è diventata più forte, hanno trovato pretesti per ostacolare il suo sviluppo, ha detto Putin. Non ha nominato specifici paesi nemici, ma ciò è avvenuto nel contesto in cui il leader russo discuteva di guerre, sulle risorse e la capacità del paese di badare prima a se stesso e alla propria popolazione. Tutti vogliono morderci o morderci qualcosa, ma quelli che vorrebbero farlo dovrebbero sapere che gli faremmo saltare i denti in modo che non possano mordere, ha sottolineato Putin. Lo sviluppo delle nostre forze armate ne è la garanzia. Durante le osservazioni ha anche citato lo zar Alessandro III, dicendo che tutti hanno paura della nostra vastità, mentre spiegava: anche dopo aver perso un terzo del nostro potenziale, la Russia è ancora troppo grande per alcuni. Un riferimento alla caduta dell'Unione Sovietica e alla creazione di repubbliche indipendenti lungo i confini della Russia. Ad un certo punto del discorso ha fatto riferimento agli Stati Uniti, sostenendo che la Russia ha colmato il divario di prontezza della difesa con gli Stati Uniti, concentrandosi su progressi come le armi ipersoniche e modernizzando il suo deterrente nucleare. Ha osservato che la Russia quest'anno è destinata a spendere un equivalente di 42 miliardi di dollari per la difesa, rispetto al budget del Pentagono che supera i 700 miliardi di dollari. Siamo riusciti a sostenere le nostre forze armate senza militarizzare il bilancio statale e continueremo a farlo, ha detto Putin.
Il discorso appare anche un avvertimento relativo all'invasione della NATO, in particolare perché dopo gli ultimi 2 mesi sia Kiev che Washington hanno rinnovato la loro retorica di sostegno all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. È arrivato anche in mezzo a molteplici controversie territoriali irrisolte, anche nel Caucaso. Ad esempio, l'Abkhazia in Georgia e la Transnistria in Moldova e le tensioni in corso in Ossezia meridionale, Crimea e Donbass, con gli stati alleati occidentali. Insomma, Putin ha avvisato chiaramente i globalisti: vi faremo saltare i denti grazie al nostro potenziale militare. Queste parole inequivocabili non lasciano dubbi in noi. La Kabbalah troverà pane per i suoi denti, o per quello che rimarrà dei suoi denti. E visto l'attuale potenziale delle forze in gioco, in sempre più stati americani, in Brasile, in India e in altre nazioni, il nuovo ordine mondiale ha fallito. Nello scacchiere mondiale il risveglio dei popoli gioca un ruolo importante. Un'ulteriore conferma che il deep state mondiale non riuscirà a sconfiggere la Russia con i suoi alleati ci arriva anche dalla profezia di Daniele, oltre che dal buon senso. Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo. Senza il vostro aiuto, di cui vi siamo profondamente grati, non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo. Chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, potete iscrivervi al canale, mettere un like, attivare la campanella e condividere i video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Robin.